Il big match del Gran Sasso a Concia finisce con il Chieti a fare festa e l'Aquila a masticare amaro. Agli uomini di Lucarelli basta un gol di Rodia nella ripresa per aggiudicarsi la partita e fare il passo, forse decisivo, verso la Serie D. Primo spunto di cronaca di Marca Teatina al settimo. Sfera che arriva a Fabrizio in posizione centrale, stop e conclusione bloccata da Domingo Dalmasso. L'Aquila risponde all'undicesimo, lancio lungo di Zanon che trova Michichè. Il numero 7 prova a mettere il pallone al centro, un difensore del Chieti però chiude la traiettoria e agevola l'uscita di Forti. Il cronometro corre per trovare un nuovo sussulto, si arriva al 34esimo. L'Aquila in proiezione offensiva, Pellecchia serve di Federico che a centro area a Favelo dove però c'è solo Forti che fa sua la sfera. Sul ribaltamento di fronte conclusione strozzata di Spadafora, Domingo Dalmasso blocca senza affanni. Al 42esimo l'Aquila vicinissima al gol, guizzo di Pellecchia che entra di gran carriera in area e piazza un tiro cross velenoso che fa la barba al secondo palo con Di Federico che non ci arriva per centimetri. La prima frazione va in archivio con la staffilata di Donatangelo, sfera sul fondo. Ripresa primo minuto e subito Fabrizi con il destro mette i brividi a Domingo Dalmasso. 60 secondi dopo ancora il 9 Teatino, pur marcato, riesce a tirare ma trova la risposta del portiere rosso-blu. Sul ribaltamento di fronte occasionissima per l'Aquila. Transizione veloce, sfera che arriva a Di Federico che apre il piatto mettendo sul fondo da ottima posizione. Al 16esimo fuori di poco la torsione di testa di Michichè. Lucarelli pesca dalla panchina fuori, Spadafora dentro, Rodia. Cambio azzeccato perché il numero 18 Teatino al 20esimo capitalizza al meglio un'azione di contropiede. L'Aquila trovata scoperta sulla mancina, il Chieti può affondare in campo aperto. Pallone messo al centro con il contagiri e Rodia con un colpo d'incontro supera Domingo Dalmasso. Bolzan manda in campo Di Paolo, il numero 19 al minuto 29 va vicinissimo al pareggio con un'incornata che però trova sulla sua strada l'intervento provvidenziale di Forti. L'Aquila prova quantomeno ad agguantare il pari e nell'ultimo minuto di recupero Venneri di testa una chance ma la sciupa mettendo sul fondo. Finisce così Chieti che quindi porta 8 le lunghezze di distacco proprio dall'Aquila. Per i teatini che domenica riposeranno la Serie D è a un passo. Da parte sua l'Aquila andrà invece ad Avezzano. Ai rossoblù servirà una vittoria per provare a conservare ancora un minimo barlume di speranza.